Beh, vediamo cosa succede. 10 giochi matematici che daranno una carica al tuo cervello dell'80%. Sei pronto a dare a quel tuo cervellone un serio allenamento? Allora benvenuto nell'intenso campo d'addestramento per il cervello. Non c'è tempo per gingillare, soldato! Diamoci da fare, fammene 20! 1. Quanti quadrati riesci a trovare? Come con qualsiasi allenamento, iniziamo col riscaldamento. Quanti quadrati vedi qui? Hai 30 secondi per contarli tutti. Tempo scaduto. Sei pronto con la tua risposta? Spero che ne hai trovati 40, perché è esattamente il numero di quadrati grandi e piccoli che ci sono qua. Due. Quanti quadrati puoi trovare? Preparati ad affrontare un'altra domanda quadrata. Quanti di loro riesci a trovare in questa immagine? Incredibilmente, il 95% delle persone non riesce a trovare l'ultimo quadrato. Vediamo se hai quello che ci vuole in 30 secondi. Andiamo, accelera! Il tempo scorre veloce! Ci sono 11 quadrati in questa immagine. Ecco come trovarli. Tre. Quanti triangoli riesci a trovare? Bene, prendiamoci una pausa dall'osservazione di quadrati e proviamo con un pentagono. Quanti triangoli ha? Prenditi il tuo tempo, questo è difficile! Hai altri 10 secondi. E la risposta è... tamburi, per favore! 35 triangoli in diverse dimensioni. Quanti quadrati riesci a trovare? Questa croce ti sta nascondendo qualcosa, e quel qualcosa sono dei perfetti quadrati. Consistono di 4 punti con uno su ogni angolo. Quindi quanti ce ne sono? Hai mezzo minuto, cominciamo! La risposta corretta è 21 quadrati. Sono più dei punti nella croce. Vuoi sapere come trovarli? Guarda un po'. Cinque. Quanti triangoli riesci a trovare? Quanti triangoli trovi in questa immagine? Ricorda, contano tutte le possibili dimensioni e combinazioni di colori. I tuoi 30 secondi iniziano ora.
Ne hai individuati 44? Allora buon per te. Se non riesci a trovarli tutti, ecco una mappa per aiutarti. Sei. Quanti triangoli riesci a trovare? Ora abbiamo un enorme triangolo. Puoi dire quanti triangoli grandi e piccoli ci entrano qui? Conosci il conto alla rovescia? 30 secondi sul timer. La risposta è 27. Vuoi sentire la motivazione? Questa formula ti aiuterà a contare le figure in qualsiasi enigma simile a questo. Abbiamo 4 triangoli in fondo a quello grande, quindi iniziamo contando quanti triangoli hanno una lunghezza laterale uguale a 4. Abbiamo solo uno di questi triangoli qui ed è rivolto verso l'alto. Ora possiamo contare i triangoli rivolti in alto con 3 in basso e ne abbiamo 3, 2 in basso e 1 in alto. Continuiamo così contando i triangoli con le dimensioni 2 e 1. In questo modo possiamo capire che ci sono 20 triangoli rivolti verso l'alto in questa immagine. Per i triangoli rivolti verso il basso conteremo dalla direzione opposta, iniziando dalla taglia 1. Ce ne sono 6 qui e un solo triangolo di taglia 2 rivolto verso il basso. È il più grande qui. Quindi dopo tutto questo conteggio finiamo con 27 triangoli in questa immagine. Accidenti! Quanti cerchi potresti trovare? Dopo quello di prima, al tuo cervello potrebbe probabilmente servire una pausa, quindi che ne dici di uno facile? Quanti cerchi trovi? 3, già! È questa la tua risposta finale? Ti darò ancora 15 secondi per capirlo meglio. E se dopo tutto non fosse così semplice? La risposta corretta è 10. Quando ti ho chiesto di cercare cerchi, stavo parlando dell'intera immagine, testo incluso. Ci sono 4 O nella domanda. Puoi, trovi, ora, puoi. Quindi c'è un punto interrogativo e un punto esclamativo, entrambi con puntini arrotondati. Aggiungi i 3 cerchi nell'immagine e ottieni 10. Quanti blocchi riesci a trovare? Passiamo avanti con questa immagine 3D. Hai 15 secondi per decidere quanti blocchi ci sono in questa immagine. Tempo scaduto. La risposta è 9. Il segreto qui è che ci sono alcuni blocchi che possiamo ovviamente vedere, ma ce ne sono alcuni nascosti sotto i blocchi visibili. C'è solo un blocco nella fila superiore. Per quanto riguarda la riga centrale, hai 2 blocchi che vediamo e uno nascosto, che supporta quello superiore. La riga in basso ha 2 blocchi nascosti e 3 visibili. Ed è così che otteniamo 9 blocchi. Ecco qua! Quanti triangoli riesci a trovare? Questo è per tutti voi amanti dei gatti. Dai a questo simpatico gattino un mi piace. Riesci a trovare tutti i triangoli in questo felino geometrico? Sbrigati, hai 30 secondi. Più veloce, mancano solo 10 secondi. Tempo scaduto. Hai trovato 20 triangoli? Se è così, perfetto! E per il resto di noi che non riuscivano a individuarli tutti, eccoli.
10. Quanti quadrati riesci a trovare? È tempo per l'ultima domanda. Chiunque abbia visto una scacchiera giura che ha 64 quadrati. Ci credi o vuoi ricontrollare? Penso che dovremo lavorare insieme per capirlo. Quindi condividi la tua risposta nei commenti qui sotto. In bocca al lupo! Quanti di questi indovinelli hai risolto? Fateci sapere di seguito. Invia questo video ai tuoi amici e vedi chi fa meglio. Dai a questo video un mi piace e iscriviti al nostro canale per non perdere nessuno dei nostri aggiornamenti. Ricorda, la vita è migliore su Il Lato Positivo.